Covid. Io fo così. Ecco. Ci speriamo, eh? Auguriamoci. Il signor Ado fa un gesto scaramantico più che eloquente. Siamo a Seggiano, in provincia di Grosseto, terra di olivi a cavallo, tra il Montamiate e la Val d'Orcia, che è incredibile a dirsi. Non ha mai registrato un caso Covid, né a marzo scorso, né durante questa seconda ondata. Siete felici? Sì, sindaco, quasi una responsabilità. Sì, una responsabilità anche perché oggettivamente siamo in un periodo complicato, insomma. Però devo dire che sono stati più che altro bravi anche gli esercenti, i ristoratori. Insomma, hanno saputo gestire un'estate abbastanza animata anche, ma sempre pretendendo il rispetto, diciamo, delle regole. Un primato quasi nazionale e che in Toscana rappresenta un unicum di comune Covid free. Qual è il segreto? Far rispettare innanzitutto le regole e poi siamo tutte persone abbastanza tranquille, rispettose. Sì, bello! Anche perché non c'è tanta gente, quindi... Dice bello, però, insomma... È un distanziamento che viene per forza, vedrai, essendoci poche persone, soprattutto anziani... Sto molto attento, perché questi paesi accanto hanno molti... cioè, 15 casi, secondo me sono già tantini. Non durerà, tanto. Non durerà? Non durerà, impossibile. Chi si vede, ci vogliono bene lassù anche. E c'è poi chi, dalla Germania, avendo una piccola casa qua in Maremma, quando ha visto salire casi Covid in tutta Europa, ha deciso di rimanere qua. Abbiamo aria, abbiamo sole, abbiamo un ambiente senza stress. Aiuta! Ma questo è il segreto, cioè vuole essere senza paura, perché paura è un nemico della salute. Insomma, un segno di speranza in questi giorni da curva esponenziale, al quale il sindaco non disdegna l'idea dei benefici dell'aria e dell'olio. Gli extravergini hanno delle caratteristiche organolettiche che fanno molto molto bene alla salute. Nella promozione, va bene.